detto che eravamo solo io e te perché pioveva e credo che piova ancora, quindi cercherò di essere velocissimo, oppure comunque no, sono contento che siete venuti, ero un po' preoccupato. E beh, che è successo? Quella cosa che raccontava era, come dire, il prodromo di quando poi sono partito per l'India. Sono andato in India per un periodo e lì ho cominciato a immaginare delle storie e piano piano queste storie sono diventate sempre più importanti. Non è che avessi intenzione di pubblicarle, ma semplicemente vivevo come un'altra vita. Avevo scelto l'università, come succede a tanti, un po' per caso. Ho finito